Ciao a tutti, oggi nuova puntata Back to School dedicata alle app migliori per il rientro a scuola. Sono app gratuite che davvero non possono mancare sul vostro smartphone e sono sicura che mi ringrazierete a fine video. E se volete altri video Back to School lasciate un like e se non siete iscritti iscrivetevi per non perdervi tutti i nuovi video. Ma andiamo subito alla prima app. Allora, iniziamo dal mattino. Se fate fatica a svegliarvi o a carburare la mattina appena svegli, scaricate subito l'app Alarmy. Non è solo una sveglia, è proprio una super sveglia intelligente, perché per disattivarla devi completare dei mini compiti a scelta tra giochi di memoria, operazioni matematiche o addirittura devi alzarti dal letto e scattare una foto magari in cucina, così proprio sei costretto ad alzarti. E assolutamente funziona, io la sto usando da qualche giorno e devo dire mi trovo molto bene perché riesco ad alzarmi dal letto senza problemi. E a proposito di svegliarsi, a chi non è mai capitato di addormentarsi in treno o sull'autobus? Commentate se vi è successo. E c'è un'app che assolutamente vi può aiutare, è una sveglia GPS dove devi decidere tu quando svegliarti impostando il luogo. Assolutamente utilissima, avrei voluto averla alle superiori quando mi addormentavo e finivo in un'altra città, quindi spero vi sarà utile. Poi, se fai fatica a concentrarti e ogni 5 minuti ti distrai, scarica Plan. È un'app di gestione del tempo che ti consente di coltivare e raccogliere i tuoi frutti preferiti mentre ti concentri sul lavoro. Praticamente imposti il tempo in cui devi stare concentrato, da 10 minuti a un'ora, insomma il tempo per cui non vuoi guardare assolutamente il telefono. E infatti se l'attività viene interrotta, se passi ad altre app, praticamente la tua piantina non crescerà. E più riesci a completare gli obiettivi, quindi non guardare il telefono per 20 minuti, un'ora, quello che ti sei prefissato, e più otterrai distintivi e vedrai la tua piantina insomma crescere. Se prima di andare a letto vuoi fare un ripasso senza troppa fatica, ti basterà scaricare Speechify per scannerizzare in un secondo la pagina del libro da ripassare e subito la app ti leggerà la pagina. Sembra incredibile ma funziona davvero bene e mi sembra addirittura molto comodo per memorizzare ad esempio una pagina in una lingua straniera, d'inglese, e scannerizzate la pagina, impostate poi l'accento che volete per la pronuncia, quindi magari American English o British English, e poi l'app ti leggerà la pagina, quindi magari prima di andare a dormire vi ascoltate un dialogo d'inglese, una pagina di letteratura, quello che dovete ripassare. Assolutamente fantastico. I was diagnosed in third grade. It was the best day of my life. Before that. Ha un nome simile, un'altra app utilissima soprattutto se fate l'università, l'avrei voluta tantissimo, è l'app Speechy. È un'app che trascrive perfettamente ciò che sente. Napoleone Bonaparte è stato un politico e generale francese, fondatore del primo impero francese e protagonista della prima fase della storia contemporanea europea detta età napoleonica. Quindi all'università mi sarebbe stata utilissima per sbobinare ore e ore di spiegazione e averle già informato appunti. Assolutamente pazzesca. Cioè, questa era una funzione che io avrei amato. Dovete fare o leggere una ricerca che avete fatto direttamente dal vostro smartphone. Ovviamente non potrà mancare l'app Word se andate a scuola. Comodissima per aprire documenti o addirittura per crearne di nuovi, ad esempio delle ricerche. Quante ore passiamo al cellulare senza far nulla di veramente utile? Mi sa un bel po'. Prova a scaricare Duolingo per allenarti tutti i giorni con la lingua straniera che preferisci. È un'app veramente divertente, puoi anche impostare solo 10 minuti al giorno per un ripasso veloce e divertente. Ci sono un sacco di lingue e fatelo perché è assolutamente utile. Se ti serve un po' di grinta e motivazione, un'app molto carina è Motivation. Dovete impostare quante volte al giorno volete una notifica con una frase motivazionale e l'app ti manderà la notifica e insomma vi darà una motivazione in più per continuare la vostra giornata impegnandovi al massimo. Bevi poco? Male. Essere idratato ti farà essere anche più concentrato e produttivo. Prova a scaricare Plant Nanny, scegli la tua piantina, ce ne sono un sacco molto carine, le dai un nome e la vedrai crescere man mano che bevi e praticamente ti manda le notifiche quando la tua piantina ha sete. Quindi assolutamente è molto molto carina e se bevete poco vi servirà.
a me è servita. Ultima cosa, non può mancare Ecosia come motore di ricerca sul tuo smartphone. Funziona esattamente come Safari o Google Chrome, ma ogni circa 45 ricerche viene piantato un albero. A te non cambierà nulla, ma farai del bene al nostro pianeta senza accorgerti. Ecco, queste sono le 10 app, secondo me, più utili del momento per andare a scuola e o anche per il lavoro. Quindi fatemi sapere quale app tra queste vi è piaciuta di più e spero che questo video vi sarà utile. Se volete altri video back to school, lasciate un like, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!